torna lo Schiaccianoci, torna a teatro, la favola di Natale per eccellenza, rivisitata dal Balletto del Sud. Augurare Natale è sempre bello, ed è ancora più bello per me augurarlo alla mia città con un balletto. Lo Schiaccianoci è il terzo capolavoro di Čajkovskij e proprio per le calde atmosfere natalizie è stato da sempre favorito da tutto il pubblico, anche da quello più giovane. E per le grandi società civili del grande Nord Europa o degli Stati Uniti d'America non esiste Natale se non c'è lo Schiaccianoci, corrisponde a una delle decorazioni augurali e quindi mi sento di portare un po' d'Europa anche alla nostra città. È un Natale un po' la Tim Burton. È un Natale un po' lo Schiaccianoci alla Tim Burton, perché abbiamo dato un senso un po' gotico, il senso di una favola, perché poi Tim Burton nei suoi film è sempre molto affascinato sia dai fratelli Grimm che proprio da Hoffman, che è l'autore della favola. Quindi mi sembrava un giusto omaggio ritrovare attraverso questa favola antica i personaggi amati dal pubblico dei film e del cinema di Tim Burton. Diamo le date, l'appuntamento al pubblico a teatro? Allora, 14, 15 e 16 siamo nel Teatro Politeama Greco di Lecce, accompagnati dall'Orchestra Sinfonica della Fondazione di Toschipa, diretta dal maestro Marcello Panni. Ma siccome il web è nel mondo, vorrei anche ricordare che lo spettacolo ha una bellissima tournée e quindi siamo il 9 di dicembre a Ivrea, poi siamo il 25 e 26 a Trento, il 23 dicembre a Vicenza e chiudiamo l'anno 29, 30 e 31 dicembre al Teatro delle Celebrazioni di Bologna. Quindi non solo il pubblico leccese, ma tutte le persone che sono in Italia e vogliono vedere un bello spettacolo, li aspettiamo.